A distanza di un anno abbiamo avuto modo di, di insegnare, di, uh, di impattare con tante persone, perché non dimentichiamoci che siamo persone prima di essere delle, de, dei, dei professionisti o degli imprenditori, e tutti che venivano da noi, ed è secondo me la stessa cosa che avete voi, volevano salire di livello. È vero o no? Se siete qua è perché finora forse avete fatto un corso che non vi ha dato risultati? Avete fatto delle strategie che non vi hanno portato risultati? O forse volete aumentare di quel 2%, forse volete crescere e vi manca quel quid, o forse volete partire un nuovo progetto, però se siete qua è perché volete salire di livello. Quindi ho deciso di partire da questo speech, non da noi farci vedere quanto siamo belli, quanto siamo fighi, cosa abbiamo fatto, ma partire da voi, partire da coloro che in questo percorso di un anno hanno uh, impattato nel loro mondo, nel loro business, nella loro vita, per appunto raggiungere risultati diversi. Allora vi preannuncio, questo sarà il progetto che uscirà a settembre, sarà un nuovo libro che si chiamerà Impatto Funnel Marketing. È un libro dove ci saranno 37 storie di diversi settori che racconteranno come loro hanno raggiunto il successo nei loro settori. E come loro sono in questo percorso, in questo viaggio attraverso il funnel marketing. Perché? Perché è un viaggio. Perché loro cosa hanno fatto? Hanno intrapreso, magari prima di voi, un percorso, il ponte, però senza sapere dove arrivava questo ponte. Non è mai capitato di intraprendere un viaggio e, e vedere la nebbia e dire ma dove, dove sto andando? Questo è quello che è successo a delle persone un anno fa. È vero o no? Chi è, chi è in sala? Chi è da un anno che è con noi? Chi è che da un anno con voi? Altatemi la mano. Eravate, avevate questa visione? Sapevate perfettamente che il vostro investimento di tempo e soldi avrebbe dato risultati magari sopra aspettative? Sicuramente no. E questo è quello che sarà. Praticamente sono argomenti di... abbiamo, abbiamo impattato quest'anno in più di 250 diversi settori. Ma dei settori più strani, ragazzi, i settori, me ne ricordo uno, che era impianti elettrici per dare il voltaggio a un, mi ricordo, quale strumento. Quindi le cose più assurde. Qui ne abbiamo messi 37, perché non c'è spazio. Perché è la casa editrice, mi ha detto, Tampieri, però non fare libri troppo lunghi, che poi le persone non lo leggono. Fai dei libri di 150, 180 pagine. Così poi le persone lo leggono subito. E eh, vabbè, io ci provo, però abbiamo dovuto, eh, mettendo diverse storie, siamo riusciti ad, ad aumentare. Vedete che sono diversi settori: settori immobiliare, consulenti, scuole di formazione, professionisti, web agency, studi, palestre, investitori, network marketing, veramente di ogni prodotto, B2B, B2C. E ve lo dico questo, ragazzi, perché la domanda più frequente è: Ok, Michele, mi sembra di percepire che è qualcosa di interessante. Ma nel mio settore, nel tuo settore sì, perché se non fai strategie di marketing e di funnel marketing più affinato, hai un problema. Perché secondo voi il traffico calerà, rimarrà stabile o aumenterà? Il traffico costerà sempre di più, ragazzi. Dieci anni fa. La parola, eh, mi ricordo, eh, facevo lead generation, con lead generation in Italia, facevo la sessione del quinto. Prima parlavo con un ragazzo che opera nel settore della sessione del quinto. Facevo eh, lead generation, cioè generavo lead per, eh, ma generavo lead per i, i, alcuni grandi, grandi, grandi guru che sono ora persone diventate veramente molto famose. Eh, nella sessione del quinto, il costo per il, il click di AdWords del lead era di circa 30, 40, 50 centesimi ora la parola cessione quinto costa 8 euro 8 euro il click facebook tre anni fa costava molto meno che adesso vi ricordate no quindi il traffico il costo del traffico aumenta quindi devi fare strategie e oltre a questo come sempre abbiamo voluto sempre cercare di dare over value, quindi oltre il valore che magari cerchiamo, di... no, noi ci proviamo ragazzi. Oltre al libro abbiamo fatto delle video interviste, in modo tale che le persone potranno accedere a una sezione delle risorse, le potranno vedere oltre al libro, potranno sentire l'intervista da cui è stato estrapolato il video, il, il testo del libro, con le varie persone e dire ok, il mio settore è più o meno questo, quale posso, quale posso identificare. Okay. E questo è un progetto che uscirà tra poco, quindi abbiamo voluto toglierci noi dal comunicato e mettere sul piedistallo voi.